Ring, buonasera, ben ritrovati, grazie a coloro che ci hanno scelto anche ieri sera. Oggi altro tema, ampliamo i nostri orizzonti anche perché avete visto, sono molti i temi anche dello scontro politico in questi giorni. Intanto si avvicina sul fronte nazionale sempre il possibile confronto vero televisivo tra Giorgia Meloni e Elly Schlein, che sapete ha radunato il Partito Democratico in queste ore per una sessione di aggiornamento anche in vista della campagna per le europee. Vi ricordo, insomma, a giugno 8 e 9, queste dovrebbero essere, queste sono le date, si voterà. Tra l'altro, ieri sera avevamo anticipato una notizia che da tempo circolava, ma insomma poi vedete ufficializzata oggi nel commento anche di Massimiliano Fedriga, che tra poco sentiremo, che una donna simbolo della Lega, sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisinta, sarà candidata alle europee in questa circoscrizione che vi ricordo è molto ampia, include il Friuli Venezia Giulia, il vicino Veneto, l'Emilia Romagna, Trentino e inutile nasconderlo, per noi poi in particolar modo, ma lo è alla fine un po' per tutti, sono delle elezioni politiche a tutti gli effetti, almeno così le interpretiamo, a ragione o torto, e quindi saranno un po' un tagliando, un giudizio su questi primo anno e mezzo di governo. Sarà comunque una guerra politica del tutti contro tutti, perché il voto è proporzionale, quindi ogni partito va da sé. E avete visto già nel centrodestra, peraltro ricomposta in poche ore, una tensione molto forte. Questa tensione è serpeggiante da tempo su temi all'interno del centrodestra, in particolar modo come il terzo mandato, quindi concedere il terzo mandato o meno ai sindaci, ai governatori, qui è il tema più scottante, ovviamente ai sindaci dei comuni minori. Di questo ha parlato anche il ministro Ciriani, oggi a Udine, poi lo sentiremo, ministro per i rapporti con il Parlamento di Fratelli d'Italia. Poi c'è il tema migranti, che è un tema prettamente europeo, per dire, ma ormai si sta un po' raffreddando, non so se avete visto anche un po' nella percezione del dibattito. E poi un altro tema che potrebbe centrare poco, ma in realtà credo potremmo trovarlo nella campagna elettorale, quello sul fine vita, che è tema di dibattito locale, ecco, mettiamola così, localissimo, perché ancora una volta arriverà la proposta di legge di iniziativa popolare nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, e forse qualcuno di voi avrà visto come è andata a finire in Veneto, tra poco lo racconteremo, ma insomma molto semplice: Zaia si fa portabandiera di una proposta che è popolare, ne fa un simbolo, diciamo, in qualche maniera. Poi però dice: non è una proposta mia, ma comunque questa proposta alla fine viene bocciata. E viene bocciata come? Con la Lega che si spacca, cioè vota anche contro, vota contro la lista Zaia, vota contro Forza Italia, Fratelli d'Italia, perché comunque aveva questa come indicazione di partito, e poi una esponente del Partito Democratico. E succede un patatrac un po' dappertutto, sia in centrodestra che nel PD. Per questo motivo, e vi spiego, è esattamente la legge che arriverà anche nella sua proposta qui nel dibattito del Consiglio regionale, cioè c'è una sentenza della Corte Costituzionale che già dice che si può fare il suicidio assistito. Decidiamo in base a un'indicazione, una legge regionale, come devono rispondere le varie aziende sanitarie, cioè con che tempi e con che modo, tutte uniformando questa risposta. La faccio semplice per spiegarla, esattamente era così in Veneto, sarà così in Friuli Venezia Giulia. Anche questa, che nel dibattito è stato, incide o meno sul diritto al suicidio assistito, non c'entra nulla, perché tanto comunque quello si continuerà a poter fare nonostante la bocciatura di questa legge in Veneto. Insomma, si è aperto un dibattito enorme. Fatto sta che politicamente ha avuto un significato grande, anche perché il giorno dopo in cui il Consiglio regionale di Luca Zaia del vicino Veneto boccia la legge di cui anche lui comunque si era fatto portabandiera, dicendo che molti temi non devono stare soltanto restare soltanto appannaggio della sinistra, i diritti civili, quello degli omosessuali, e il giorno dopo, dicevo, Matteo Salvini, leader della Lega, il partito di Zaia, dice
Io avrei votato no. E quindi comunque crea delle tensioni ulteriori nel momento in cui si deve capire anche che fare di un governatore come Luca Zaia. Massimiliano Federica ha un orizzonte molto più lungo nella sua legislatura. Vero è che però anche di terzo mandato si parla, lo sapete, per il governatore Federica. Allora, questo è molto altro. Saluto Linda Tomasinsig, che è sindaco di Gradisca per il Partito Democratico. Buonasera, ben trovata. Buonasera a voi. Comincio grazie dalle donne. Avrà, mi capirà Claudio Giacomelli che ha sfidato, l'unico che ha sfidato il maltempo questa sera per arrivare. Dopo la saluto. Maddalena Spagnolo della Lega, buonasera, ben trovata. Buonasera. Tutti i consiglieri regionali. Allora l'avete già visto, Claudio Giacomelli, capogruppo di Fratelli d'Italia in Regione. Buonasera. E dietro di me qui Furio Hossel, già sindaco di Udine, Open Sinistra FVG. Buonasera. Buonasera a lei e ai telespettatori. Allora, vuole che le faccia vedere, guardi, al parto, facendolo vedere, Federica su Cisintec o vuole già dire qualcosa su quello che ho riepilogato, ma senza entrare sul fine vita perché ci arriviamo dopo, di queste tensioni che si sono vissute nel centrodestra, di cui non ho raccontato l'ultimo tassello, che era la Sardegna. Là sembrava davvero che si andasse ognuno per sé. Alla fin fine, Solinas, governatore uscente, area Lega, ma è il patto sardo d'azione, non sarà ricandidato e si convoglieranno tutti i voti della centrodestra su Truzzu, che è sindaco di Cagliari, Fratelli d'Italia. Ma lì si sono vissute ore di tensione con il rischio di una rottura nel centrodestra. Va bene, cosa vede in tutto questo dibattito degli ultimi giorni, Hossel? Ma innanzitutto vedo nella sanità una certa, diciamo, contraddizione tra quello che ha detto Riccardi nella sua intervista di fine d'anno, dove si aspetta che Agenas, addirittura un'agenzia nazionale, gli dica che cosa debba fare, e quello che dice invece Federica, secondo il quale appunto bisogna cambiare le cose, ma in qualche misura tutto è sotto controllo. Questa mi sembra, diciamo, forse tra tutte una delle tematiche più forti sulla Sa cosa mi ha risposto Riccardi a questo? Sa cosa mi ha risposto? Che abbiamo avuto ospite, no? Quindi cosa dice Federica? Dobbiamo fare delle scelte anche forti, lo ha detto anche Riccardi, no? E non difendere per forza qualcosa perché porta voti a qualcuno, no? Cercate di essere seri su questo aspetto. Ora la sto mettendo in prosa. Però quello che ha detto Riccardi è che dall'opposizione sempre mi dicono: noi sapremmo cosa bisogna fare, no? Perché lo abbiamo nei numeri, ce lo dicono i tecnici e coloro che vivono la sanità. Però siccome l'opposizione ci dice sempre: guardate che l'Agenas dice questo, l'Agenas dice che bisognerebbe fare così, l'Agenas ci mette in questo nella categoria e nella classifica, no, per la sanità, perché ci dice che dovremmo fare meglio qui, là, su, giù, e noi abbiamo detto ci affidiamo all'Agenas, così anche l'opposizione, voglio vedere, sì, che cosa dice può, dopo. Come replica Hossel? Ma la politica non può abdicare. È giusto ascoltare tutti, io raccomanderei soprattutto di ascoltare i lavoratori delle nostre aziende, perché la loro esperienza diretta credo che sia molto importante, ma poi alla fine la politica le scelte le deve fare, e qui c'è una profonda contraddizione tra quello che hanno detto, anche penso alla chiusura del punto nascita di San Vito, no? Dove Federica in campagna elettorale diceva che non l'avrebbe mai chiuso e sei mesi dopo l'ha chiuso. Quindi ecco, mi sembra che lì ci sia forse una delle incrinature più profonde, anche perché il tema è un tema molto sentito. Va bene, vediamo quali altri spunti. Giacomelli per lei, secondo quello che ha sentito, poi Tomasinsig, Spagnolo, vi faccio ascoltare Federica. Vabbè, in generale il centrodestra è composto da partiti che hanno ovviamente un accordo elettorale, vedono molte cose in comune, Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, c'è una dialettica, è una dialettica che viene molto ingigantita tanto dai media quanto dal centro-sinistra. La verità è che ogni tanto si hanno delle idee diverse e si trova il componimento. Infatti, alla fine, il governo tiene benissimo, il Parlamento tiene benissimo, l'Aula del Consiglio regionale tiene benissimo. Quindi è vero, ci possono essere sensibilità diverse, ma ad oggi, dopo un anno e tre mesi di governo, possiamo dire che non ci siamo spaccati su niente. Quindi tendo a togliere speranza al centro-sinistra da questo punto di vista. Sindaco, se vogliono un successo, se lo dovranno meritare, non gli sarà regalato. Sindaco? Ma tutto tiene benissimo, sicuramente i partiti di centrodestra al momento in cui sono al governo si dimostrano molto compatti e molto ligi, così
a quelli che sono, quelle che sono le direttive, tuttavia ciò che non tiene è, come dire, è la gente. Quello che noi percepiamo sul territorio è una grande difficoltà delle persone. Ci sono dei temi che adesso ormai sono i temi sui quali le persone ci chiedono costantemente risposte. Prima tra tutti quello della sanità. Io non ho sentito molto bene Furio Onsel nel suo intervento, ma so che di questo ha parlato. Qui anche nel territorio goriziano c'è una grandissima difficoltà riguardo l'assistenza territoriale, i medici di medicina generale. Non c'è solo il problema della lista d'attesa, ma c'è proprio una consapevolezza ormai diffusa di una sanità sull'orlo del baratro, in Friuli Venezia Giulia. Veramente c'è la percezione di non essere presi in carico come si deve, in particolare dai malati cronici. E poi c'è una grande difficoltà economica delle persone, delle famiglie. È vero che magari gli indicatori che riguardano l'occupazione sono buoni, ma qui c'è un problema di redditi, di pensioni che sono troppo bassi, e il potere d'acquisto è stato mangiato dall'inflazione. Quindi tutto tiene benissimo, non sono così convinta che tengano le persone, che tengano i nostri cittadini. Ma questo io, se mi permetto, con le mie grandi scuse naturalmente al dopo spagnolo. No? Io vedo una persona, Giorgia Meloni, che governa da un anno e tre mesi e improvvisamente ha una serie di partiti che hanno governato gli ultimi 10 anni che le insegnano come si fa e pretendono improvvisamente che con la bacchetta magica risolva tutti i problemi. Cito uno su tutti, Giorgia Meloni prende un paese con l'inflazione al 10, adesso siamo un paese con l'inflazione al 5 a scendere, tutti si dimenticano la crisi delle bollette del gas, improvvisamente provvedimenti mai fatti dal PD diventano fondamentali come il salario minimo. Cioè, ecco, io vedo tutta questa serie di critiche, Giorgia Meloni ha preso il paese in un anno. In quest'anno, e prima che vincesse le elezioni, io non dimentico tutta la campagna elettorale presso gli stati esteri che ha fatto il Partito Democratico per poi tornare in Italia e dire l'Italia crolla, sale lo spread, speculazione internazionale. Ora, gli indici economici sono migliorati. L'occupazione è migliorata. Tanto quanto vorremmo? No. Non tanto quanto vorremmo fino alla fine dei 5 anni, ma dopo un anno. Il reddito di cittadinanza è stato tolto e sono aumentati i posti di lavoro. Però, ripeto, da chi ha governato negli ultimi 10 anni... Lei dice non vogliamo lezioni. Poveri... No, okay. Proprio aspetta, non le vogliamo. Aspetti, spagnolo, dai, così finiamo il giro. Si parlava di centrodestra, sicuramente nel centrodestra si stanno dibattendo tutta una serie di temi, come è giusto che sia. Un dibattito che porta a diverse conseguenze, ma... sempre con un governo che lavora, che fa le cose, così come con un'amministrazione regionale che lavora, che fa le cose. Per cui discutere probabilmente è anche segnale di poi arrivare a delle scelte ponderate e soprattutto condivise. Vedo che l'opposizione, soprattutto in Consiglio regionale, ma abbiamo sentito Onsel, abbiamo sentito la sinistra, voglio dire, continuano a segnalare asserite contrasti tra quello che dice Riccardi piuttosto che quello che dice Federica. Ora, la sanità è il tema principale che questa amministrazione regionale ha affrontato e affronta. Non dimentichiamo che lo scorso mandato è stato caratterizzato dalla riforma sanitaria, perché si tratta sicuramente di un ambito da seguire e da ripensare quasi, visto quello che è stato provocato, quello che è emerso soprattutto in seguito al Covid. E adesso abbiamo la possibilità e la voglia di prendere in carico questa situazione, ma così come costantemente viene dimostrato anche dal Consiglio regionale. Basti pensare che la maggior parte del bilancio della nostra regione è destinato a questo fine. Basti pensare alla riforma sanitaria e a
a tutto quello che sta facendo il nostro assessore, il nostro presidente. Certo, non è semplice, perché i problemi sono regionali, nazionali, sì, e hanno una radice molto molto antica. Ricordo, da ultimo è stato aperto il dipartimento all'Università di Udine destinato alla formazione dei medici, perché poi si discute che i medici sono pochi, si dà la causa al numero chiuso nell'università, senza pensare magari che per aumentare il numero dei medici è necessario trovare le strutture affinché gli stessi possano formarsi. Non è semplicemente dire eliminiamo il numero chiuso. Insomma, tutta una serie di lavoro che sta prendendo da vari ambiti, da tutti gli ambiti della nostra società, della nostra regione, per riuscire a dare scelte forti. Sono state fatte, scelte forti, se necessarie, sicuramente verranno prese. Mi viene da dire, quando no, c'è sempre l'opposizione che ha seriamente delle soluzioni, ma che sfortuna, la sinistra ha sempre tutte le soluzioni quando non governa. Va bene, chiarissima, ferma, ho visto sindaco, arrivo subito. Solo una precisazione, che ho visto il messaggio sull'inflazione. Sì. Il dato Istat sul 2023, dove ha governato Giorgia Meloni, è l'inflazione tra il 5,3 e il 5,7. Il problema è che Giorgia Meloni, quando ha preso il governo nell'ottobre del 2022, si è ritrovato con un'inflazione al 10. Ci piace vero? Che cioè, molti, non è che molti 5, beni capito, ma il tema è... Non è vero che molti beni non sono nel paniere dell'Istat, però, come dire, perché dopo ci si dimentica sempre ogni problema per un problema nuovo. La questione delle bollette del gas, insomma, l'ha trovata l'inflazione al 10, e l'ha trovata con l'inflazione al 10 dal governo dei migliori, dal governo Draghi. Secondo me, però, posso dire, non era una questione di lana caprina quell'SMS, era come dire, oh, ragazzi miei, sarà pure scesa o sarà il 5, come, però no, ci costa tutto di più, siamo in difficoltà, gli stipendi non sono aumentati, no, tutte quelle cose. Questo è sicuro, esatto, ma da dove siamo partiti? Dall'inflazione al 10? Ma, guarda, non c'è dubbio, diciamo, su questo. Allora, aspetti sindaco, prima lei e poi Onsel, aspetti. Che avevo promesso a lei, prego. Sì, riguardo la sinistra che ha tutte le soluzioni quando è all'opposizione, e la propaganda, ma insomma, diciamo, ci sono delle responsabilità. C'è chi governa e chi momentaneamente è all'opposizione, e viva Dio. L'alternanza serve. Sì, ma l'esempio classico che vi fanno è perché non avete portato voi il salario minimo quando governavate, no? Questo vi fanno, no? Siccome lo scrivono anche via SMS. Certo, non abbiamo portato il salario minimo, ma qui, per esempio, in Regione Friuli Venezia Giulia abbiamo anticipato il reddito di cittadinanza, poi è stato approvato dal governo, peraltro giallo-verde, e ora di nuovo cancellato, e ci sono centinaia di migliaia di persone che si ritrovano senza questo importante sostegno. Perché, ripeto, gli indici di occupazione sono aumentati, ma il problema è di un lavoro che è poco pagato. Ci sono famiglie nelle quali lavorano anche in due, ma non riescono ad arrivare alla fine del mese, non riescono a pagarsi la sanità, non riescono a pagare le spese, per esempio, per la scuola per i figli. Poi si dirà l'inflazione durante questi mesi, ultimi mesi di governo di Giorgia Meloni, è diminuita. Però andiamo a fare la spesa al supermercato, vediamo che cosa mettiamo nel carrello, sempre con la stessa cifra. Ecco, dobbiamo dare queste risposte, che sono risposte molto concrete alle persone che non ce la fanno. Quindi io credo che come opposizione ci troviamo nella situazione di doverle assolutamente sottolineare e dare le nostre proposte. Questo è il nostro ruolo. Poi anche i problemi antichi. Il problema della sanità sarà antico, però mi sembra che quando appunto ci ha messo le mani nel precedente mandato il governo di centrosinistra, altro che c'è stata opposizione. Quindi adesso chiedere responsabilità alle forze di opposizione per sbrogliare questa matassa, francamente lo trovo piuttosto
cioè così una richiesta piuttosto difficile, ecco, che possa essere evasa. D'altronde l'assessore Riccardi ha in mano la sanità nel Friuli Venezia Giulia ormai dal 2018, sembra difficile che anche in questo caso le riforme necessarie, i cambiamenti necessari rispetto all'era precedente si potevano fare. Evidentemente non è stata affrontata la questione nel modo corretto. Va bene, Ossel, cosa voleva dire? Poi andiamo in pubblicità. Ma innanzitutto, per quanto riguarda l'inflazione, bisogna ricordare al consigliere Giacomelli che questo è un fattore incrementale. Gli stipendi sono rimasti sempre allo stesso livello e quindi usciamo da un incremento che prima è stato del 10% e adesso diciamo un interesse composto, che è un fatto matematico. Adesso sarà anche diciamo del 5%, però se lo sommiamo è molto di più rispetto a quello che cosa, era. Ma cosa pretendeva in un anno di portarla dal 10 all'1? Lasci finire, la prego. Sì. Dal 10 all'1 Ben venga che la cosa è scesa, però teniamo presente che stiamo parlando di un incremento e pertanto il valore assoluto è comunque bassissimo, tanto per dare una misura, gli ISEE, no, il 46% dei cittadini Friuli Venezia Giulia la domanda di ISEE e l'ISEE 18.000. Poi Federica si vanta e dice noi abbiamo 23 o 25 mila euro di PIL pro capite, ma abbiamo metà delle famiglie che hanno un ISEE su 18 mila. Non dimentichiamo che siamo sopra la media nazionale per quel che riguarda la percentuale di persone che rinuncia alle spese mediche. Dunque è una situazione oggettivamente sulla quale economicamente non possiamo dire di guardarla con serenità al futuro. Due osservazioni finali. La prima era quando dice ma voi della sinistra perché le cose diciamo non siete sfortunati, ma tenete presente che l'ultima volta che la sinistra è andata ha dovuto recuperare il disastro che aveva fatto Berlusconi, perché questo è, non dimentichiamolo che nel 2012 non c'erano più neanche gli stipendi per pagare, cioè non c'erano neanche più i soldi per pagare gli stipendi, tanto era la situazione, e lì appunto per fortuna è arrivata la sinistra, è arrivata un centro-sinistra che ha fatto una politica che ci ha permesso di guardare al futuro. Questo è un momento effettivamente è molto fortunoso, la misura è quello che è, l'importi di quelli che sono gli assestamenti di bilancio di questa regione. Non dimenticate che meno di 6 mesi fa avete fatto un assestamento di bilancio di oltre 1 miliardo. E questo adesso poi possiamo andare a vedere le cause di come mai si accumula tanto denaro, però certamente diciamo questo è un periodo molto felice. Va bene, allora ho capito, fermi. Allora ci fermiamo pochi istanti così poi vi faccio ascoltare anche il presidente Massimiliano Fedriga anche su diciamo, l'ultima novità che tra le altre è quella della candidatura di Anna Maria Cisinta alle europee, poi c'è il ministro Ciriani, insomma a tra poco. Accanto alle differenze di genere relative all'ingresso e alla permanenza nel mondo del lavoro, uno dei principali aspetti che la regione Friuli Venezia Giulia intende affrontare è legato all'approccio con il mondo occupazionale dei giovani, argomento ben riassunto oggi durante l'analisi dell'assessore regionale al lavoro Alessia Rosolen, che partendo dal concetto di precarietà dei contratti ha dimostrato, dati alla mano, tutta una serie di conseguenze, come l'incertezza esistenziale, proprio frutto dell'incertezza lavorativa, la denatalità e la riduzione della popolazione in età attiva. Tutti anelli di un circuito vizioso che ha spinto la regione ad allestire politiche rivolte ai giovani e che guardano molto anche agli incentivi per i tempi determinati, troppo brevi in molte occasioni. Sulle politiche attive del lavoro, da quest'anno, oltre ovviamente agli incentivi per i tempi indeterminati e le stabilizzazioni che rimangono, diamo e concentriamo particolare attenzione anche sui contratti a tempo determinato per i giovani e le donne. Questo significa garantire a loro redditi più elevati, un percorso di completamento della loro formazione all'ingresso all'interno del mercato del lavoro, e significa soprattutto contrastare quello che è un tema di flessibilità e di precarietà che ha messo in evidenza che i contratti
a tempo determinato per i giovani e le donne in questa regione non superano di solito i 4 mesi. In Friuli Venezia Giulia il tasso di occupazione è del 68,5%, sopra la media nazionale. Dopo la forte crescita degli impiegati nell'industria nel 2022, si è osservata una sensibile riduzione. L'uscita da casa dei giovani è sempre più spostata in avanti. In Friuli Venezia Giulia è più rilevante il concetto qualitativo più che quantitativo sul mondo del lavoro e gli incentivi in tal senso puntano ad ottimizzare il sistema. Sono 8 milioni di euro che come ogni anno inseriamo all'interno di un regolamento aperto ovviamente a tutte le parti datoriali sul territorio regionale, con il quale interveniamo a supporto della parte datoriale con un incentivo economico che ha valore rispetto alla figura della persona. No, fermo. Allora, non voglio che ci dimentichiamo ovviamente anche tutti gli altri temi, compreso il fine vita, che arriverà poi in regione, bisogna spiegare bene, già stato trattato, sapete, e respinto per una proposta firma Bullian, che è spesso nostro ospite. Qui, Rosolè, probabilmente dati che contesterete l'assessore al lavoro della regione, e quindi visto che l'avevamo citato, eccoli qui e dopo li commenteremo. Aggiungo un tassello che è quello della dichiarazione di Massimiliano Federica oggi. Ce l'hai, Guido? Io saluto Guido Indri, Marco Calabrese, regia, sulla candidatura a Cisint. Vediamo. Per quanto riguarda invece una Cisint candidata europea, è una scelta che non compete a me, penso che sarebbe un ottimo candidato. Come ho avuto modo di dire, penso che la Lega possa proporre anche altri ottimi candidati. Elena Lizzi sicuramente una di queste, che è la candidata uscente, che voglio ricordare ha lavorato con grande attenzione negli interessi dell'Italia e del Friuli Venezia Giulia, forse non facendo, e secondo me questo lato positivo, quello che la politica oggi è molto abituata a fare, ovvero quello di utilizzare ogni azione che fa per farsi pubblicità. Un'azione politica mirata solo alla propaganda. Ha lavorato in modo molto concreto, sicuramente in un contesto difficile, quello europeo, e devo farle i complimenti. Dall'altro so che il segretario d'Aosto sta valutando anche il sindaco di Cordenonce, Andrea Delle Vedove, che penso sia un altro nome molto valido. Allora, che pensa della Cisint candidata, Onsel? Ma per quello che ho potuto vedere nella sua gestione, no, della situazione a Monfalcone, mi sembra una posizione non molto tollerante il fatto che abbia appunto fatto delle operazioni urbanistiche per togliere ai lavoratori che danno poi la ricchezza a questa regione, ai lavoratori che danno la ricchezza alla sua città, impedendogli appunto di riunirsi per le moschee, mi sembra appunto un atteggiamento di profondo oscurantismo, di profonda chiusura. Quindi certamente non penso che rappresenterebbe, se venisse eletta in Europa, quella che deve essere appunto una visione di accoglienza. Non dimentichiamo che anche oggi c'è stato un gravissimo incidente, esatto, appunto a Monfalcone, e siamo preoccupati appunto in condizioni gravi, siccome lo chiedevano anche via SMS, insomma, come detto a inizio puntata, sì, è in condizioni appunto gravi questo lavoratore. Ma non è il solo, e teniamo presente che la situazione lì, anche da quell'audizione che abbiamo avuto in consiglio, è una situazione di enorme sproporzione. Abbiamo appunto 1500 dipendenti di Fincantieri e ce ne abbiamo tre volte tanto che sono appunto di ditte cosiddette appaltatrici, che appunto poi lavorano e sono quelle che producono. Quindi il fatto che la Cisint poi alla fine abbia questo atteggiamento di profondissima, diciamo così, intolleranza, la rende certamente, non mi sembra appunto una che possa portare in Europa un pensiero di integrazione, che è ciò di cui invece abbiamo particolarmente bisogno, perché se l'Europa ha senso, se è un'Europa solidale, se è un'Europa coerente secondo i valori anche di quello che è stato il Trattato di Lisbona, portare appunto un pensiero antieuropeista o perlomeno di isolamento in Europa mi sembra proprio una contraddizione. Ma scusi, a me pare che la Cisint abbia applicato la legge nel suo comune. No, qui ha fatto delle scelte urbanistiche per rendere sgradevole, dire, diciamo. Applicare le leggi vuol dire essere oscurantisti, cioè io non penso, no, che siamo proprio sulla stessa lunghezza d'onda.
Ma basta qui vedere i fatti, diciamo, sono state scelte urbanistiche che hanno, appunto, c'è stata una manifestazione con migliaia di persone ai quali erano stati tolti gli spazi. E questa è l'Europa che vogliamo? Vogliamo scatenare e enfatizzare l'ostilità tra i gruppi, tra i lavoratori? Ecco, non è l'Europa che vorrei io. Le moschee per scelte dell'amministrazione precedente a quelle della CISINT, che non ha fatto altro che applicare la normativa di legge. Adesso io credo che sia giusto comunicare le cose per quelle che sono, senza strumentalizzare sempre, dare notizie circa meno quasi, insomma oscurantismo, applicazione delle leggi che avete voluto voi. Ma ripeto, sono state fatte delle modifiche urbanistiche, ma lì poi la ricchezza di Monfalcone è soprattutto dovuta a quei lavoratori, i 25.000 euro, 23.000, non mi ricordo esattamente, di cui si vanta il Presidente Federica, che il nostro PIL pro capite, che poi è una misura totalmente, diciamo, a mio avviso sballata per misurare la ricchezza, perché non tiene conto della disparità, è dovuta proprio a quelle attività industriali lì. Quindi teniamo presente che gli siamo debitori, non dobbiamo, appunto, dobbiamo trattarli come persone, non come, appunto, mera e brutta forza lavoro. Anche loro altre si leggi devono naturalmente adeguare al luogo dove altre leggi vivono. Portate dalla CISINT, come l'inasprimento dei ricongiungimenti familiari, ma davvero questi sono lavoratori, ma davvero li volete tenere senza rapporti con le famiglie, come i lavoratori friulani e italiani in Svizzera negli anni 50? Ma insomma, a voler inasprirli addirittura più di quanto già sono altri. Francamente, spero che in Italia dobbiamo farlo. Dobbiamo spero farlo per che una cambi idea se va in Europa, perché sennò di amministrare uno Stato, una regione in maniera civile. Cosa su che questo siamo tutti d'accordo. Presenta il concetto di civiltà, forse, che sul quale differiamo. Allora, aspetti, Ossel, Spagnolo, concluda il suo ragionamento. Qua chiedevano anche se eventualmente eletta resta sindaco di Monfalcone per le incompatibilità, forse dipende anche dalle dimensioni, ma non lo so, non credo, no? Beh, questo lo vedrà il sindaco. Adesso non so esattamente se. Non lo so, forse Tomasini che sa di più su questo, sulle incompatibilità, però, non lo so, vedremo. Va bene. Lo deciderà lei. Io ribadisco, insomma, questa visione veramente negativa, ma anche strumentalizzata, no, da parte del consigliere Onsel. La questione dei ricongiungimenti è una questione importantissima che riguarda tutti noi, perché i numeri che poi è in grado di portare avanti sono veramente pazzeschi. Se per un lavoratore possono arrivare addirittura 4 familiari, voglio dire, una volta pensavamo e ritenevamo che in Italia potesse arrivare chi ha il contratto di lavoro, chi dimostra di potersi mantenere, ma questo non perché per una questione di cattiveria, come dice il consigliere, ma semplicemente per una questione, diciamo, dobbiamo amministrare le nostre città, i nostri paesi, assicurare l'ordine pubblico, no? Che non è propriamente l'ultimo dei problemi che abbiamo, e un'assistenza sociale che possa rispondere alle esigenze di tutti i cittadini. Sono d'accordissimo. D'accordo, cioè, perfettamente. E cosa intende? Aspetti, Spagnolo, cioè cosa vuol dire? Sono d'accordo, come sindaco, quando veniamo eletti dobbiamo rispondere alle esigenze di tutti i nostri cittadini. Quindi lei non vuole dire più, che CISINT non lo sta più facendo. Sindaci, non siamo più il sindaco eletto da una maggioranza, ma siamo lì per governare la nostra città. Governare vuol dire assumersi la responsabilità di compiere delle scelte difficili in situazioni anche molto complesse come sono quelle di Monfalcone. Nessuno lo vuole negare, per carità, la conosciamo bene la situazione di Monfalcone, però dobbiamo distinguere tra quelle che sono le conseguenze, la realtà attuale, e anche quali sono le cause, perché la presenza così massiccia di lavoratori bengalesi a Monfalcone è una conseguenza del modello produttivo di Fincantieri. Fincantieri è una società partecipata, un'azienda partecipata dallo Stato, dal governo. Ci sono tutti gli strumenti, in particolare per chi, diciamo, dal comune
alla regione, al governo e sulla stessa linea d'onda anche politica per intervenire se necessario. Quindi la massiccia presenza di lavoratori da questo deriva. Sono lavoratori che appunto contribuiscono in maniera rilevante al PIL della regione, ma io devo dire al PIL della provincia di Gorizia, del nostro territorio, creando comunque contribuendo ad un indotto molto molto importante. Diciamo che le leggi noi le vogliamo rispettare, certamente, diritti e doveri di chi viene a lavorare qui in Italia, diritti ma è anche dovere di rispettare le leggi, però le leggi allora rispettiamole tutte, perché non è che le cambiamo solo quando ci fanno comodo, perché sui ricongiungimenti familiari la Lega vuole cambiare la legge sui ricongiungimenti familiari. Ora io mi chiedo, cosa è meglio? È meglio un lavoratore, sappiamo, maschio, giovane, che si trova da solo qui da noi, o è meglio se questo lavoratore è qui con la sua famiglia, con i suoi figli? Una persona che è qui da noi con la sua famiglia e con i suoi figli, vi assicuro che il suo primo pensiero è quello proprio per loro, per la famiglia e per i figli, perché possano vivere dignitosamente e possano i bambini andare a scuola e così via. E questo è l'esempio che tante comunità di stranieri in tante località anche della nostra regione hanno dimostrato di saper fare nel corso degli anni. Certamente è un processo difficile, sì, complesso, e al quale siamo chiamati come Giacomelli, sindaci Giacomelli, dai. Perché è chiaro, quando si dice Cisinti candidata si pensa a tutto quello che è successo negli ultimi mesi, no? Vabbè, io non commento certo liste degli alleati, ritengo quindi se si candiderà, auguri come agli altri alleati di Lega o Forza Italia. Naturalmente io sono molto concentrato sui candidati di Fratelli d'Italia e trovo che sia centrale che a queste in queste elezioni sia dato un segnale di grande forza a Giorgia Meloni per portare Fratelli d'Italia al gruppo dei conservatori europei, con gli alleati spagnoli di Vox, con gli alleati polacchi, a avere un ruolo assolutamente rilevante, quindi più che concentrarmi sul singolo, nel Parlamento europeo. Cioè è il momento di portare una certa visione politica all'interno del Parlamento europeo. Dopodiché, sulla questione della moschea, credo che si è fatta molta letteratura. Se l'urbanistica non prevede un luogo di culto in un posto, non si può fare. Non è che se è una moschea allora si può fare, se no i piani urbanistici sarebbero: non è un luogo di culto a meno che non si faccia una moschea. Ecco, questo non si può fare. Hansel? Ma qui è stata modificata la cosa, il punto non è, io leggevo uno dei messaggi, io voglio più moschee, no, guardi, io sono tra l'altro assolutamente laico e penso che, diciamo, su questo non bisogna costruirne di più, però qui c'è la richiesta, la necessità, ripeto, di 4.000, cioè sono la percentuale, adesso i numeri, su una cittadina di 30.000 abitanti, quanti sono i musulmani? Sono parecchie migliaia, che chiede un luogo di culto. Uno dice, vabbè, non lo puoi fare qui perché ho cambiato le regole, lì non si può più fare. Bene, fallo da un'altra parte, se te lo chiedono, se vuoi, diciamo, essere il sindaco di tutti e soprattutto di quelli che lavorano, che portano la ricchezza nella tua città. Altrimenti nascondersi vuol dire appunto soltanto ostacolare l'integrazione, e la conseguenza qual è stata? Una dimostrazione oceanica di persone che appunto chiedevano solo di poter lavorare per il benessere anche del nostro paese. Era, io appunto sono stato con la manifestazione, ho visto, ho sentito, però, i discorsi, penso che un sindaco avrebbe dovuto dare subito una soluzione, sì, non creare un problema. Però siccome Cisinti è stata spesso ospite, cioè il tema non è vietare di lavorare a queste persone, è dire, siccome questa è una questione vecchia, l'abbiamo vissuta in Veneto tante volte, cioè se una cosa si chiama centro culturale e poi diventa qualcos'altro, cioè il centro culturale fa attività, è un punto di incontro, se diventa un luogo di preghiera è un'altra cosa rispetto al centro culturale, è un punto, una moschea, cioè, sta tutto lì poi.
possiamo fare tutte le sottigliezze sofistiche che vogliamo, ma se la richiesta specifica da parte di una fetta così significativa e importante della propria città è quella, non bisogna creare un problema, bisogna risolvere un problema. Cioè i sindaci devono risolvere i problemi, non crearli. Qui abbiamo visto invece un tentativo di suscitare soprattutto ostilità. Ebbene, è molto pericoloso. Quindi alla domanda se lei mi fa, è giusto che una persona così vada in Europa? Io spero di no. Va bene, Spagnolo, chiudiamo con lei, poi faccio, vorrei sentirvi anche sul terzo mandato e fine vita. Prego. Ma io invece mi auguro che in Europa ci vadano persone che vogliono far rispettare le leggi e che vogliono difendere gli italiani, ma non a cagione degli altri, perché gli altri sono cattivi, semplicemente per riuscire ad ottenere un sistema di convivenza che ci consenta di essere equilibrati, ovvero che gli italiani possano avere ancora le case ATER, possano avere ancora un sistema sociale che riesce a tutelarli, a difenderli, un sistema sanitario efficiente e un ordine pubblico tutelato. Io credo che sia questo che le persone vogliono, insieme ad un lavoro certo, duraturo e che gli consente di vivere. Io penso che abbiamo bisogno di persone che riescono a farci ottenere questo risultato. In Europa io voglio che vadano avanti queste persone. Senta, Spagnolo, Federica dovrebbe fare il terzo mandato. Federica, oggi si parla di terzo mandato, no? Regione Friuli-Venezia Giulia potrebbe decidere per conto suo, insomma, via dicendo. Questo l'abbiamo detto tante volte, è molto presto perché insomma Federica è appena stato rieletto, quindi. Però vede che questo sta molto negli incastri e anche nella leadership stessa di Schlein per il Partito Democratico, di Giorgia Meloni per il centrodestra, no? Anche nei rapporti con Salvini e Tajani, proprio per la stessa Meloni. Insomma, terzo mandato è una via morta secondo lei? Non lo farà mai passare a Meloni? Allora, c'è una discussione molto aperta. In linea di principio le scelte degli elettori dovrebbero essere libere, ovvero gli elettori dovrebbero poter scegliere di essere rappresentati da chi ritengono, insomma, senza. Quindi nessun limite, diciamo, per sindaci e governatori nessun limite? Ma questo risponde anche un po' all'azione che ha fatto la Lega, insomma, in regione. È stato la Lega e il centrodestra in regione, è stato eliminato il limite dei due mandati per i sindaci dei comuni al di sotto dei 5.000 abitanti ed è stato del tutto eliminato per i sindaci dei comuni fino a 1.000 abitanti, proprio sposando questo principio. Naturalmente, parlando di altri enti e insomma anche governo e governo regionale, è chiaro che il discorso diventa sicuramente più politico, ma proprio per questo la discussione è aperta e io credo che troveranno la quadra come hanno sempre fatto. Buonasera, poi Giacomelli anche ovviamente, Tomasini, si lega sindaco. Nessun limite. Abbiamo capito che tutto il dibattito attorno al terzo mandato è un dibattito interno al centrodestra. E, infatti si sta sviluppando in. Beh, insomma, è un bel caso anche per la Schlein, come lei sa, no? Cioè, è un bel caso anche all'interno del PD per la Schlein, perché insomma si dice di Bonaccini in Emilia-Romagna, De Luca in Campania, Emiliano in Puglia, cioè sono tre governatori di grande peso, non certo pro Schlein, e quindi è tutto un tema anche all'interno del PD, no? Se non è franchi su questo. Sì, ma noi ne stiamo parlando soprattutto qui in Friuli Venezia Giulia, penso sulle ripercussioni in Friuli Venezia Giulia, sì. E devo dire che riguardo il terzo mandato la posizione è molto chiara. Noi non abbiamo bisogno in questo momento di addentrarci appunto in questi, noi come Friuli Venezia Giulia non abbiamo bisogno di addentrarci in questo dibattito che è appunto squisitamente politico, perché di cosa stiamo parlando?
sia quando ne ho parlato io nel campo del centrodestra, ma lei me l'ha ricordato nel campo del centrosinistra. Destini di governatori, cosa faranno dopo il secondo mandato? Naturalmente si tratta di governatori che hanno governato due volte, tre volte Zaia, no? Tre mandati ormai Zaia, e quindi diciamo, come dire, personalità importanti, anche ingombranti per qualcuno. Ecco. Quindi, però non è questo un discorso meramente politico, se vogliamo, è molto distante secondo me da quelli che sono poi anche la sensibilità dei cittadini e dei cittadini elettori, che non a caso interpellati sulla questione non sono poi così favorevoli, almeno non così in massa come si voglia far credere, ai mandati senza alcun limite. Ma perché? Io lo dico in questo modo molto semplice. L'elezione diretta del sindaco, l'elezione diretta del presidente della regione, adesso anche l'elezione diretta, come si vorrebbe, del premier, no? Presidente del premierato. Ok. Si tratta di una personalizzazione molto forte della politica. Si tratta di una certamente chi viene eletto in questo modo, io sono stata eletta naturalmente così come sindaco, lo so quando si fa la campagna elettorale e che cosa significa, e lo so cosa significa quando si governa. Oneri molto forti, responsabilità molto, molto importanti, ma anche un certo potere che deriva da questo. Quindi il limite al numero dei mandati io lo vedo proprio in questo modo, una forma di contrappeso a questa personalizzazione della politica. Senta, un po' ne abbiamo bisogno, perché abbiamo bisogno di figure forti, no? Che possano avere anche il potere di poter decidere in certe, sindaco, in certe situazioni. Sindaco. Però non è opportuno, secondo me, che questo mandato sia illimitato. Allora, se mi sente, il tema è, allora, però in un sì o no, un flash di risposta, poi Giacomelli e Onsel. Quindi Schlein, diciamo, da questo punto di vista, con la personalizzazione della campagna elettorale o comunque del leader, non dovrebbe candidarsi alle europee dal suo punto di vista, visto che potrebbe farlo Meloni, no? Per Fratelli d'Italia. Se no, anche per il PD, che è, no, un partito collettivo, mettiamolo così. Non c'è dubbio che l'elettorato... non solo l'elettorato del PD e dell'elettorato di sinistra, ma in genere l'elettorato, da quello appunto dai sondaggi che si sono visti ultimamente, non è più così propenso a concedere fiducia illimitata ai leader. No, io le ho chiesto un'altra cosa, cioè, siccome lei giustamente su questo tema dice stiamo personalizzando, no? Si discute già dai tempi di Renzi, non solo, no? Personalizziamo eccessivamente leadership, i candidati. Sulla scorta di questo ragionamento, Schlein non dovrebbe essere candidata capolista, no? In tutte le circoscrizioni per le europee, no? La leader del PD, secondo lei? Secondo me, ci dovrebbe pensare molto bene e valutare le conseguenze. Ci sono delle conseguenze, anche ci sono anche ci sono dei pro e ci sono anche dei contro a questa senz'altro, va bene, sua decisione. Secondo me, per l'elettorato di centrosinistra, comunque è una non sarebbe una scelta proprio così auspicata. Chiarissima, chiarissima. Non è, naturalmente la mia è una delle tante opinioni. Va bene, Giacomelli e poi Onsel, dai, sul terzo mandato. Vabbè, noto, Fratelli d'Italia non ha ancora sciolto le riserve, non ha detto né sì né no, è un ragionamento che stiamo facendo molto, molto laicamente. A me piacciono le elezioni dirette, quindi sono sempre stato favorevole all'elezione diretta del sindaco, all'elezione diretta del presidente della regione. Sono convinto che sia necessario in questo paese che sia eletto direttamente anche il premier, che è la proposta di Giorgia Meloni, almeno per evitare quello che abbiamo visto nella legislatura precedente, quando abbiamo avuto un governo
giallo-verde, poi un governo giallo-rosso, poi un governo con tutti meno Fratelli d'Italia, non era quello che avevano in mente gli elettori quando hanno votato. Quindi trovo che l'elezione diretta non sia un problema di personalizzazione, credo che sia un problema di trasparenza, credo che sia un modo per il quale alle elezioni politiche, quando eleggono il Parlamento, i cittadini la mattina dopo aprono il telegiornale e scoprono chi sarà la figura più importante della politica italiana in base a quello che hanno votato e non in base a una serie di accordi di segreterie la prima volta e poi di giochini di palazzo. Quindi sono favorevolissimo all'elezione diretta del Premier. Stiamo ragionando per ciò che riguarda il terzo mandato. Bisogna prendere atto che è un problema che emerge improvvisamente, perché Zaia è una figura importantissima, perché Bonaccini è una figura importantissima in Emilia, Emiliano in Puglia, De Luca in Campania, rispetto a qualcosa che da 20 anni nessuno si era posto come problema né di troppa personalizzazione o di potenziale dittatura e nemmeno come problema di libertà degli elettori. Nel senso, abbiamo visto sindaci amatissimi, Di Piazza ha fatto 2 mandati, ha saltato un giro. A me non è piaciuto, ma Illy piaceva ai triestini, ha fatto 2 mandati e poi non ha potuto più fare il sindaco. In quel momento nessuno ha parlato né di dittatura e neppure di garanzia di libertà. Quindi Fratelli d'Italia si prende a livello nazionale, naturalmente Friuli Venezia Giulia è una regione autonoma, Fratelli d'Italia si è preso il suo momento di riflessione e sta riflettendo laicamente al di là di ogni slogan. Friuli Venezia Giulia è il problema, direi che è abbastanza lontanuccio, 2028, ma mi pare difficilissimo pensare che il Friuli Venezia Giulia abbia una disciplina diversa da quella del resto del paese. Quindi se nel resto del paese se ne fanno 2, se ne faranno 2 in Friuli Venezia Giulia, se nel resto del paese se faranno 3, se ne faranno 3 anche in Friuli Venezia Giulia. È un messaggio a Federica questo, come no. Dire, no? Mi sembra perché, una cosa di no, perché comunque lui ha detto, no? Potrebbe essere comunque il nostro consiglio regionale a decidere. No? Non ha detto ovviamente, come sempre, non ha detto una sciocchezza da un punto di vista legale, certo, da un punto di vista politico mi pare una meglio questione molto molto, molto difficile. Va bene, allora Ossel, prego. Ma sul terzo mandato, prima di tutto volevo dire che se uno si candida è giusto che voglia poi, qualora venga eletto, andare nel luogo nel quale si è candidato. Io sono assolutamente contrario ai capolista bandiera. Questo per l'europeo. Come successe 5 anni fa con Salvini, che prese 2 milioni di voti, io mi candidai alle europee, ne presi 30.000 di preferenze, e in realtà la Friuli Venezia Giulia è rappresentato in Europa da persone che ne hanno preso meno di circa la metà di quelle delle preferenze che ho preso io. Il motivo era perché Salvini ha preso 1 milione di voti e poi è rimasto appunto in Italia. Quindi io sono assolutamente contrario alle candidature bandiera. Per quanto riguarda il terzo mandato, si può fare, cioè io non lo trovo particolarmente importante, però certamente se uno cambia le regole bisogna ripartire tutti da zero, cioè non può essere per quelli che si sono candidati con una norma che diceva che c'avevano solo 2 mandati che adesso possono avere il bonus del terzo mandato, cioè si riparte dalla prossima volta e possiamo fare tutti con 3, e quindi diciamo a cambiare le regole il fair play diciamo permette tutto. Sul premierato invece vi posso dire che il clima che si respira nel consiglio regionale con un presidente regionale, elezione diretta, con il principio che se non si fa quello che vuole lui, manda a casa opposizione e maggioranza, e io sarei molto preoccupato che se avvenisse la stessa cosa in Parlamento, perché vorrebbe dire che la potestà legislativa sarebbe assolutamente succube di quella che è la potestà esecutiva, e qui verrebbe meno i principi stessi di quello che è diciamo il sistema democratico da Montesquieu in poi, e quindi sarei davvero molto preoccupato. Però mi lasci dire questo: vedo che continuano ad arrivare messaggi sulla questione di Monfalcone, evidentemente sì. la CISINT era un po', diciamo, non bisognava toccarla. Allora voglio spiegare a tutti coloro che mandano questi messaggi che i lavoratori di Monfalcone bengalesi sono a migliaia, le navi le fanno soprattutto loro i lavori più usuranti, non certamente diciamo i lavoratori italiani li fanno, e se non ci fossero loro, qui è arrivato un messaggio, dice perché non portate Fincantieri in Bangladesh, se si porta Fincantieri in Bangladesh il PIL della regione non è più a 25.000 euro pro capite, ma precipita
perché effettivamente è una delle industrie che porta maggiore ricchezza. Non confondiamo quindi il migrante con il lavoratore di Monfalcone delle ditte di appalto, e se non ci fossero loro vorrei vedere chi potrebbe fare quel lavoro. La scelta fu fatta proprio all'inizio degli anni 2000 da Fincantieri, che invece di delocalizzare decise di portare qui i lavoratori. Allora, se uno decide di portare i lavoratori, però deve trattarli come persone. Allora, questo non è un discorso per gli italiani, per gli altri migranti, non si può fare, diciamo, tanta, diciamo così, mescolare le carte. Qui stiamo parlando di un'azienda molto importante della nostra regione, e un'azienda, appunto, che è addirittura di proprietà dello Stato, che sì, vive e produce utili grazie a manodopera straniera. E questo va preso atto, a prescindere, diciamo, da tutte le altre considerazioni. Infatti che c'è un problema di sottomigrazione. Stipendi anche, no, oggettivamente. Spero di aver chiarito nei confronti di coloro che mandano i messaggi come stanno davvero le cose. Pochi istanti di show, farò sentire appunto Ciriani e anche Zaia. Cosa è successo? Cerchiamo di capirlo insieme. A tra poco. La valutazione sulle tempistiche è una valutazione concreta che si può fare se si tratta di uniformare, però penso che in assenza di una legge termini perentori tu non li puoi dare, puoi dare indicazioni, ma non è che tu puoi dire da oggi si istituisce che... Va fatta una valutazione sull'ipotesi di aggirare la bocciatura della legge sul fine vita approvando una delibera di giunta o emanando una circolare che detti i tempi di risposta delle ULS. Commenta così il presidente del Veneto, Luca Zaia, la proposta lanciata da Marco Cappato, tesoriere dell'associazione Luca Coscioni, spunto fatto proprio dalla consigliera regionale del Veneto che vogliamo, Elena Ostanel, che ha presentato immediatamente un'interrogazione urgente. Non è un caso che si siano affrontati questi temi con le leggi. Devo anche dire una cosa, che vedendo, diciamo, il consuntivo delle famose sei pratiche del Veneto, ricordo, delle quali quattro rigettate, alla luce di queste pratiche che abbiamo avuto modo di vedere al consuntivo, sono tutte pratiche che hanno avuto tempi di risposta celere. Resta il dato politico, con una Lega che si è spaccata e il segretario federale Matteo Salvini che ha dichiarato che lui in aula avrebbe votato no alla legge. Penso che è la prova provata che c'è la libertà di pensiero, tant'è vero che lo stesso gruppo nostro, per il quale io voglio ricordare, non ho mai voluto fare la conta. Se da un lato Salvini ha detto che lui avrebbe votato no, dall'altro c'è il segretario della Lega regionale Stefani che ha detto che avrebbe votato sì, cioè, ma non ci vedo contrapposizioni, ci vedo diversità di visioni. Il vice segretario regionale Riccardo Barbisan legge in positivo questa pluralità di anime. Credo che la Lega abbia dato il miglior esempio in consiglio regionale, proprio perché tutto quello che oggi si dice dei frazionamenti, chi sì, chi no, chi si è astenuto, eccetera, la Lega ha fatto presente che nel suo gruppo consigliare erano possibili tutti gli atteggiamenti. Quindi, sinceramente, io non mi metto tra coloro che fanno la caccia alle streghe, tra chi ha votato sì e chi ha votato no. Ma per Giuseppe Paolin, segretario organizzativo del partito, andare in ordine sparso non ha giovato a nessuno. La questione, secondo me, doveva essere affrontata dalle segreterie sia regionale ma anche nazionale. Non ci può essere, cioè, il problema va valutato e va dato una linea. Probabilmente uno degli errori è stato non affrontarlo prima questo. Dalla resa dei conti in Lega a quella nel Partito Democratico, nelle prossime ore i consiglieri regionali Dem si riuniranno alla presenza del segretario Andrea Martella per un confronto che si preannuncia duro dopo la scelta di Anna Maria Bigon di astenersi sul fine vita senza lasciare l'aula e facendo di fatto bocciare la legge, con il vice capogruppo Jonathan Montanariello che si è dimesso in aperta polemica con la decisione di lasciare libertà di voto nel partito su un tema cardine del centro-sinistra. Insomma, poi fondamentalmente questo rincontro c'è stato, il PD oggi pomeriggio, PD del Veneto, ma non è successo niente, insomma. Il gruppo si era ammaricato per la decisione della consigliera Anna Maria Bigon di non partecipare al voto. Vi ricordo che appunto è finita 25 pari, in realtà 3 erano astenuti, ma vale no, e quindi il legge fine vita in Veneto è stata di fatto rimandata in commissione, ma insomma, bocciata. Questo è il simbolo e anche politico
di uno Zaia che aveva più volte detto come certi temi non debbano essere solo appannaggio, diciamo, della sinistra. Però politicamente questo significa molto, soprattutto quando Salvini poi gli va a dire io avrei votato no. Allora, questo fine vita arriva anche, cioè questa legge di iniziativa popolare arriva anche in Friuli Venezia Giulia a febbraio, credo, no? In aula. Che pensa? Ma io credo che bisogna fare chiarezza e che i cittadini abbiano diritto di sapere di che cosa parliamo. Mm. La Corte Costituzionale ha detto, può piacere o non piacere, ha detto che c'è la libertà di, c'è un diritto in determinati casi a chiedere l'aiuto dello Stato per appunto porre fine alla propria vita. Questo diritto l'ha stabilito la Corte Costituzionale e c'è, può piacere o non piacere. È stato esercitato in Friuli Venezia Giulia, è stato esercitato in Veneto. Sì. Quindi di che cosa stiamo parlando con questa legge? Questa è una legge cosiddetta, i giuristi la chiamano legge provvedimento, e cioè una legge che in realtà è un atto amministrativo. In Italia esiste la riserva di legge, non esiste, cioè le cose che devono essere fatte per forza per legge, non esiste una norma che dice queste cose debbono essere fatte per forza con atto amministrativo. Io però dico una cosa, e certo moltissime persone l'hanno firmato, questa legge sarebbe l'unica legge del Friuli Venezia Giulia che pone dei termini per l'appunto di legge, quindi anche sanzionati, anche penalmente, per la procedura di chi vuole porre fine alla propria vita. 20 giorni. Ora, sarebbe l'unica legge. Non abbiamo una legge per chi, malato di tumore, sta cercando di sopravvivere, che non ha diritto, entro per legge, ma per atto amministrativo soltanto, di avere la chemioterapia o le cure entro 20 giorni. Tutta una serie di malattie gravi, non abbiamo la legge che dice entro 20 giorni. Io trovo veramente singolare che l'unica legge che si voglia fare, e credo che neanche in Veneto ci sia una legge che dice entro tutti i giorni uno deve essere curato, io trovo singolare che l'unica legge che dice entro quanti giorni si ha diritto a un trattamento sanitario sia una legge per morire. Io credo che davanti a questo, visto che parliamo di due regioni in cui il suicidio assistito è già avvenuto, si continui a fare discussioni tra favorevoli o contrari al suicidio assistito. Se poi ci sarà altro tempo dirò cosa ne penso io. Ma su questa legge si sta facendo un'enorme propaganda, perché non è per il diritto di scegliere o non scegliere, con cui uno può essere d'accordo o non d'accordo, ma per il fatto che solo per quel caso c'è una legge che dice entro 20 giorni. Allora permettetemi, che una donna incinta con problemi non ha una legge da avere le cure entro 20 giorni. Un malato che sta cercando di sopravvivere non ha diritto alle cure per legge entro 20 giorni. Una persona che soffre non ha diritto per legge entro 20 giorni alle cure palliative. Cioè una legge che mi solo dica quello. Casi 20 giorni. L'unica cosa che è tutelata da una legge come accesso alle cure sanitarie è quella per morire. Per me questo è inaccettabile. Da chi partiamo? Osel, sindaco, chi vuole replicare per primo? Prego. Se vuole, sì, Osel, sì, prego. Sì, se vuole posso, prego, posso prego rispondere. Ma innanzitutto mi stupisce che parli proprio appunto il consigliere Giacomello delle leggi per ottenere le cure, visto che la nostra regione ha delle liste d'attesa tali che appunto magari... Bravissimo, possa, Osel. Diciamo, bravissimo, bravissimo, però, Osel. Mi lasci però concludere. E le liste... No, però, ma da cosa sono regolate le liste d'attesa? Da un atto amministrativo. Invece, la lista d'attesa per una cataratta è l'atto amministrativo, invece questa è una legge. Io lo trovo sbagliato. Così gli dà ragione. Capito cosa dice lui? Così mi dà ragione, perché invece dovremmo fare una legge per cui se uno vuole fare una visita entro 20 giorni deve fare, così non esistono oppure più le liste d'attesa. Oppure tutti atti amministrativi. Ma appunto il paradosso invece è un atto amministrativo. Il paradosso è che non c'è bisogno di una legge, perché c'è. Se uno ha il diritto, ha il diritto di avere le cure immediatamente, soprattutto se si trova in una situazione di gravità. Perché la nostra, per fortuna, diciamo, il nostro sistema nel pronto soccorso deve offrire immediatamente
immediatamente il tipo di servizio. E dove è scritto che deve immediatamente? È molto grave su professore, sta amministrando dove è scritto? Dove è scritto? No, ma glielo chiedo, lo dica dove è scritto che uno deve avere le cure immediate al pronto soccorso? In un atto amministrativo. Invece per morire una legge. C'è bisogno che sia scritto, se uno va al pronto soccorso in una situazione di emergenza ha il diritto di venire curato. Assolutamente. Se non viene curato e finisce appunto in una situazione ben ben grave. E dunque, benissimo, in questo tipo di situazione non c'è assolutamente bisogno della legge, che poi appunto nella nostra regione non funzioni, beh, se lo chieda, visto che voi amministrate la sanità da 6 anni. Se lo chieda come mai questa cosa non viene garantita, ma spero bene che venga garantita. Non sta rispondendo però al punto. Per quanto riguarda i 20 giorni, non è che uno vuole deve ricevere le cure entro 20 giorni, deve ricevere una risposta. Deve ricevere una valutazione. Quello che è avvenuto, che sta violando, diciamo, in qualche modo la sentenza della Corte Costituzionale, è che ci sono voluti mesi e mesi e mesi per poter vedere se quel caso ricadeva o non ricadeva nella possibilità di ottenere l'assistenza per il suicidio assistito. C'è stato bisogno di ricorsi presso l'istituzione innanzitutto del comitato etico che deve valutare. Questa legge invece dice che una risposta, diciamo, uno la può avere entro 20 giorni, si chiede solo la risposta. Esattamente come appunto se uno va da un medico e gli dice scusi mi può tentare di fare una diagnosi, beh, se il medico, diciamo, è serio, non c'è bisogno di una legge, gliela fa subito la diagnosi, oppure dica aspetta che faccio un consulto. Dunque, mi sembra che lei stia spostando, diciamo, qual è il termine del problema. Poi, sul caso specifico, si ricorderà, lo sa benissimo, che la Corte Costituzionale ha invitato il Parlamento a prendere una posizione su questo, ancora non in questa legislatura, ma addirittura nemmeno in quella precedente, forse in quella precedente ancora. Forse nella precedente, sì. Esattamente, dove Fratelli d'Italia non era il governo, eravate il governo voi. Non ha fatto. Cosa che il Parlamento non ha fatto. Faccia autocritica. Quindi la Corte Costituzionale ha invitato il Parlamento a fare una legge. Noi in Regione quello che faremmo è semplicemente superare quello che è un'inerzia, no, da parte del Parlamento. Dunque è la Corte Costituzionale che ha chiesto una legge. Ma non è vero! Non l'ha chiesto, a parte i cittadini che hanno firmato, ma l'ha chiesto la Corte Costituzionale che ha sancito precisamente quel diritto. Non è vero. Mi scusi, non è vero. La Corte Professore, non si arrabbi. No, ma non mi arrabbi. Il mare è bagnato, il cielo blu, le foglie sono verdi, quello che lei ha detto non è vero. La Corte Costituzionale, se lo faccia dire... Ha invitato il Parlamento a legiferare entro la legislatura. Ma insomma, andiamo a vedere gli atti. Esatto, la Corte Costituzionale ha fatto due... Poi Spagnolo, due provvedimenti. Sì. Il primo provvedimento è stato un'ordinanza in cui diceva, all'epoca al governo ci stava il centro-sinistra, non Fratelli d'Italia, cui diceva stabilite quali sono i casi in cui si può chiedere che un medico ponga termine alla propria vita. Uno, e chiede al Parlamento. Il Parlamento sceglie di non farlo. Esatto. Arriva, dopo questa ordinanza della Corte Costituzionale, quell'inerzia del Parlamento, arriva una sentenza della Corte Costituzionale. Certo, la sentenza della Corte Costituzionale si sostituisce al Parlamento e chiude. Quindi la sentenza della Corte Costituzionale, mi perdoni, lei ha detto che la sentenza della Corte Costituzionale ha chiesto al Parlamento o alle regioni, certo che no alle regioni. Come dire, c'è già una legge. Non c'è già la legge. Non chiede nessuna legge la Corte Costituzionale. Lo chiese prima della sentenza con l'ordinanza di 2 anni. Siccome non è arrivata... E non dimentichiamo un'altra cosa, che ripeto, c'è una grandissima operazione politica dietro una questione che è già stata decisa. Se non altro, perché abbiamo un parere dell'Avvocatura dello Stato che dice non è di competenza delle regioni. Ma anche di questo non si vuole parlare. Non si vuole parlare del contenuto della legge, che è solo un atto amministrativo e non tocca la libertà di scelta. Non si vuole parlare del parere dell'Avvocatura dello Stato che ha detto non è competenza delle regioni. Si vuole fare una battaglia politica in ogni regione dicendo che è favorevole, che è contrario. È una presa in giro ai cittadini. Fermi, dai, sindaco allora e poi Spagnolo. Ma allora, al di là di questo dibattito così anche tecnico sulla
sull'iter della legge e sull'intervento della Corte Costituzionale. È indubbio che se i comitati promotori della legge di iniziativa popolare hanno perseguito questa strada in tutte le regioni, quindi la raccolta delle firme per una legge di iniziativa popolare regionale, è proprio per bypassare e superare appunto l'inerzia del Parlamento nazionale. E appunto si tratta di una legge di iniziativa popolare che è stata superata da tante firme in tante regioni. È evidentemente un problema molto sentito dai cittadini, è un problema sul quale un problema sentito perché evidentemente questo diritto che non riguarda tutti, non riguarda tante persone, però potenzialmente sì, è qualcosa di molto sentito ed evidentemente è considerato ed è tuttora un diritto non così facilmente esigibile. E se appunto per arrivare a questa decisione è necessario perseguire delle strade molto molto difficili. Ora c'è una posizione che vedo in tutte le forze politiche, anche piuttosto trasversale, è effettivamente un tema delicato, quindi adesso andare a parlare di strumentalizzazione politica è un po' difficile, dal momento che in Veneto è stato il presidente Zaia che ha voluto farsi promotore e sostenere questa iniziativa. Quindi dove sta la strumentalizzazione? Da quale parte politica? È evidente che in alcuni contesti territoriali, anche in Veneto, è stato molto supportato perfino dal presidente della regione. E questo lo accolgo come un segnale molto molto positivo, perché come Partito Democratico ce l'abbiamo anche nel programma della segretaria Schleiner, quindi nel programma del nostro partito, sì. È un obiettivo da perseguire. Che poi ci siano delle posizioni personali diverse, ci sta, perché si tratta di una questione molto delicata sulla quale, indipendentemente dalla fede religiosa o dalla non fede religiosa, tutte le coscienze si interrogano. E quindi va assolutamente stimolato, anche con queste iniziative delle regioni, il Parlamento centrale ad affrontare la questione. Spagnolo. Beh, abbiamo avuto modo di affrontare già in Consiglio regionale questo tema delicatissimo e con la mozione che è stata citata abbiamo deciso di approfondirlo debitamente nella Commissione Sanità, di cui faccio parte, e in quella sede sono state sentite tantissime persone, luminari, medici, studiosi, giuristi. Abbiamo cercato di inquadrare intanto di che cosa stiamo parlando, quindi i termini fondamentali di questa questione. I punti principali sono stati che appunto con la sentenza della Corte Costituzionale non è stato sancito un diritto al suicidio, che nel nostro ordinamento non può sussistere, ma è stato sancito il diritto di persone che si trovano in determinate, quanto più possibile precise, situazioni che devono essere valutate dal comitato scientifico e riconosciute come tali, di porre termine alla propria vita. È stato altresì chiarito che non può essere ammesso una regolamentazione diversa di questo diritto, che è personalissimo, da regione a regione, e per questa ragione una normativa, se ci deve essere, deve essere fatta a livello statale. Tutta questa serie di dati, di fatto, a mio parere è bene che venga portata a conoscenza delle persone quando si tratta di questo tema, perché è chiaro che quando si presenta
la possibilità, ecco, di firmare affinché le persone che soffrono possano avere la possibilità di scegliere di porre fine alla loro vita, sì. Cioè è facile ottenere la firma perché sembra che questa questione non sia considerata, non sia trattata. In realtà lo è e è stata determinata in maniera assolutamente precisa da questa sentenza della Corte Costituzionale. Per cui il nostro dovere, a mio parere, è presentare debitamente le cose alle persone. Ho capito, ho capito. Poi saperle anche. Non mi pare siano state firme, diciamo, estorte a persone non consapevoli, insomma. Ecco, è un tema che comunque tocca nel profondo tante famiglie che si sono trovate di fronte a questa situazione. È questo, cioè chi ha detto firme estorte, ma perdoni, ma perché deve dire così? Perché deve banalizzare un argomento, fra l'altro... Dice che bisogna spiegare bene e credo che chi ha raccolto le firme l'abbia fatto. Va bene, vi devo fermare. Non è un tema così facile sul quale raccogliere le firme. Assolutamente, ma la fatica bisogna farla per capirlo, per saperlo e per trasferirlo. Grazie a Maddalena Spagnolo, grazie a Furio Onsel, grazie a Linda Thomas Insig e grazie a Claudio Giacomelli. Pochi istanti di pubblicità e parleremo di fumetti. Vi presenteremo un illustratore, un vignettista triestino che lavora per la Disney tra poco. Come anticipato vi presento Lorenzo Pastrovicchio, buonasera, ben trovato, grazie buonasera. Per essere con noi. Lorenzo, sei un orgoglio, posso dirlo? Insomma, tu ti offenderai, no? La prenderai? No, spero, ci sarebbe. Offendere, no. Può esserci un'ambizione. Però, sai cosa? Nel tuo mondo sei iper conosciuto, mi piaceva raccontare la tua storia questa sera, se può arrivare anche qualcun altro che non ti conosce. Qui forse intuite, diciamo, un indizio. Sì, sei illustratore, no? Disegnatore, come ti possiamo definire? Fumettista? Sì, un fumettista, dai, funziona parecchio per quello che faccio. Ma sei il triestino che disegna Topolino e non solo. Sì, sì. Diciamo, il mio 99% della mia vita è su topi e paperi, no? La gente che mi segue, comunque, anche per chi non mi conosce, può trovarmi sul settimanale Topolino spesso e volentieri, insomma, quindi un'istituzione italiana. Ma come funziona? Cioè, siete in tanti, no? Non sei l'unico a disegnare Topolino, no? Quindi dovete avere tutti dei tratti simili? Simili ma differenti, no? C'è un binario da seguire e dei margini da non oltrepassare per mantenere riconoscibili i personaggi. Il fumetto, al contrario dell'animazione, ti dà la possibilità di personalizzare il tuo tratto, mentre nell'animazione, essendo che un film dura, non so, un'ora e mezza e ci sono tante mani a lavorarlo, se ognuno facesse i suoi due minuti con uno stile leggermente diverso, certo, sarebbe un carnevale, no? Quindi lì invece lo stile è molto più rigoroso. Nel fumetto hai una possibilità di mettere le tue influenze, caratterizzare i personaggi, farli recitare in un certo modo, no? Quindi c'è più margine, ma nel contempo ci sono delle regole invalicabili che fanno sì che, insomma, uno che lavora come me da 30 anni le conosce senza nemmeno pensarci, insomma. Beh, tu, no? Quanti anni hai? E io, sì, tra una settimana 53. Ah, quasi auguri allora. Sì, grazie. Complimenti. E quindi tu da 30 anni fai questo lavoro? Sì. E come è nato? Cioè, sin da bimbo avevi una passione, tu disegnavi sempre ovunque, in qualsiasi... Sì, io credo che sia un po' la storia di quelli che hanno questo talento. Nel senso, sì, ma farne un lavoro non è mica facile. No, questo è un passaggio successivo, no? La grande passione è quella che ti lascia a casa a disegnare anche nelle ore di studio, oppure al posto di fare dello sport o di uscire con gli amici perché c'è il pallino, ti leggi i tuoi fumetti, li replichi, li disegni. Nella inconsapevolezza poi che magari potrebbe diventare il futuro un lavoro. Cioè, tu dici, magari mentre i tuoi amici andavano a giocare tu restavi immerso nei tuoi fumetti e li riproducevi. Sì. Infatti ero la gioia di mia madre perché non rompevo le scatole, stavo lì e disegnavo, quindi era il top, no? Però sai, finché lo tratti come un gioco, è divertente, non sai che un giorno magari potrebbe diventare un mestiere. Tra l'altro 30 anni fa un'era tecnologica dell'età della pietra, no? Quello che si sapeva era dai giornali, qua a Trieste eravamo un po' tagliati fuori dal mondo, quindi per me quello che vedevo sui topolini era fantascienza, dicevo qualcuno li farà, ma non mi ponevo nemmeno
la domanda di dire potrei farlo anch'io qua. Poi e invece, come è accaduto che sei diventato poi... È accaduto che proprio sul quotidiano di Trieste lessi un articolo di un disegnatore triestino che faceva fumetti e lì scoprì che a Trieste c'era una piccola realtà di disegnatori di fumetti, chi lavorava per la Bonelli e chi anche lavorava per la Disney, erano in due all'epoca, no? E questo uomo aveva 30 anni, per me era un uomo, io ne avevo 20 più o meno, e lo inseguì un po' nei vari locali dove suonava il jazz, tra l'altro, e riuscì a convincerlo a guardare un po' i miei disegni. E lui mi disse, guarda, a Milano c'è la scuola Disney di fumetto, gestita da Giovan Battista Carpi, un nostro grande maestro genovese, e prova lì, no? E il numero di telefono è su Topolino, chiama la redazione. Ma dai. E io l'ho cominciato a chiamare finché qualcuno mi ha risposto e riuscì a fissare un appuntamento dopo un po' di mesi e a portare i miei disegni preparati, perché non potevo arrivare lì con i disegni, non so, all'epoca disegnavo, copiavo Lupo Alberto, Stone Trooper, Spider-Man, no? Sì. Mi riavvicinai a Topolino a tarda età, no? Perché capì che poteva essere una svolta. Poteva quindi, aiutarti esatto, nella esatto, carriera. Quindi no? Preparai dei disegni in spirito Disney, sempre con le mie cose dentro, le cose che mi piacevano, no? Le mie influenze, i fumetti che leggevo all'epoca. E mi presentai con questi disegni, poi passò un po' di tempo, venni selezionato e ebbi la fortuna di entrare nel primo anno dell'Accademia Disney, no? Un'accademia fatta per, parliamo del 92, in quel momento il fumetto Disney in Italia era la sua massima espansione, servivano autori e artisti nuovi. Aspetta, perché questo è importante, autori... E autori, cioè, sì, cioè tu inventi anche le storie? E c'è, diciamo che in Disney... Le strisce? Storie proprio. Diciamo che Topolino, essendo un settimanale, produce molto. 100 tavole a settimana, ha bisogno di 100 tavole a settimana per il numero di Topolino. E quindi saremo più o meno una cinquantina di disegnatori e una ventina di sceneggiatori a lavorare a tempo pieno. No? Caspita. E questo vuol dire avere un certo ritmo di produzione, avere delle scadenze, non è più disegnare per gioco. No? E riesci a farlo ancora, disegnare per gioco? Per gioco un po' meno, il gioco lo faccio nel mio lavoro cercando di proporre delle idee, non aspettare che mi arrivino delle storie, certo. Ma proporle e quindi ti immagini avventure nuove, chiami amici sceneggiatori, prepari dei progetti e nel mentre che stai facendo una storia intanto ne prepari un'altra e gliela proponi. Cioè, e quindi, la proponi, no? Quindi diventi un po' anche sceneggiatore, sì, tu lo sei diventato? Sì, diventi un creativo sostanzialmente. Sì. Che propone con dei bozzetti delle cose. Attualmente ho una mostra a Roma con tutti i bozzetti e studi che sono il prima di arrivare a una storia, no? Quindi poi accumuli anche del materiale. Ma certo che diventa... E quello del fumetto, e ti ripeto, ti raccontiamo la tua storia perché io sono il peggiore, no, tra quelli che ti potrebbero intervistare in quanto a competenza, però il Topolino, sono cresciuti tutti col Topolino, quindi per citarne uno, però non c'è solo quello, no? Tu hai seguito altri progetti, ne fai ancora? Diciamo nell'ambito Disney, a parte che ci sono tantissimi personaggi, come potrai anche vedere dopo nelle immagini che ti ho mandato. Ecco, per esempio questo qua, qui dice cosa c'entra questa cosa della Marvel? C'entra perché quest'anno, anzi l'anno scorso, Disney ha compiuto 100 anni. Certo. No? E quindi, essendo che la Marvel fa parte del gruppo Disney da un po' di anni a questa parte, hanno voluto celebrare questi festeggiamenti creando sulle copertine più famose, questa è la numero uno dei Vendicatori degli anni 60 più o meno, abbiamo fatto la versione con i personaggi Disney, quindi dopo quando sfoglieremo capiterà un'immagine, vedrai Topolino che fa Capitan America, Pippo che si sono mischiati. No, ecco, in questo caso fa parte di un'altra copertina di Vendicatori, come vedete qui abbiamo Pippo Thor, Gamma di Legno che fa Loki, Minnie che fa Capitan America, Paperino Hulk, no? Uh-huh. E queste qua sono delle copertine che sono uscite come variant cover in America, questa invece è un'altra questa serie. Questa è meravigliosa. Fantasy. Questa è tua? Sì, questa è una stupenda. Una composizione di tre copertine attaccate assieme, poi ce n'erano altre due, ma diventava ancora più grande per vederlo sullo schermo, di una serie fantasy che ormai esce da anni per Topolino, si chiama Wizard of Mickey, i maghi di Topolino,
Anche di questo ho curato la serie, il numero uno. La bellezza di lavorare per Disney è che per l'appunto ti permette di variare su diversi temi che vanno dalla fantascienza al fantasy al western, e quindi no, non ti annoi mai. Questo per esempio è Paperinik in questa chiave più supereroistica, si chiama Pick Up, no? Sì. È una serie che negli anni 90 ha praticamente rivoluzionato il mondo del fumetto in Italia, perché per la prima volta Disney si è lanciata nel mondo supereroistico. Il formato era quello dei supereroi americani, le tematiche erano più adulte, e anche lì ho disegnato quasi un quinto della produzione totale. A tutt'oggi disegno storie di questa avventura. Tu hai altri colleghi qui in zona, quindi esattamente come era allora quando hai iniziato? No? Beh, una è mia moglie, un altro è mio fratello. Io non volevo citarla. Mia moglie non dico neanche dove si trova in questo momento. Non troppo lontano da noi. Esatto, a 5 metri circa. Esatto. Però insomma... Quindi cosa vuol dire? Una passione che hai trasmesso o hai preso da tuo fratello? Anche? Mio fratello è più giovane di me, di 7 anni. Quindi l'ha subita? Ma sì, piacevolmente, l'ha subita piacevolmente. Pensa a tua mamma, che fortunata. Sì, sì. E tutti e due buoni lì. Mio fratello si è messo un po' per... Prima era una peste. Sì, prima era un po' più attivo di me, faceva sport, era bravo, no? Era una promessa, ma poi ha detto mi piace anche a me disegnare, quindi anche lui ha trasformato questo in un mestiere. No? Quindi insomma, tu sei il tristino che disegna tuo polizio, lavori per la Disney, è bellissimo, è quasi un mondo di fantasia, no? Di sogno. Sì, i primi anni mi ricordo che quando viaggiavo in treno ero molto emozionato di questa cosa e lo raccontavo a tutto spiano. Certo. No? Poi uno un po' si abitua e quindi diventa più cosa comune. Però effettivamente quando parli con persone che magari non è il loro ambiente ti rendi conto che tanto comune non è. E in più tanti ragazzi comunque ambirebbero trasformare quello che è il loro hobby, no? Le loro letture, adesso sai, questo mondo si è ampliato tantissimo, no? si è passati dal nascondersi un po' al rivelarsi. Infatti le fiere del fumetto in Italia, esatto, sono diventate importantissime. Lucca, no? Lucca, mm-hmm. E oltre ai disegnatori ci sono i cosplayer, quelli che si vestono dai personaggi dei fumetti, poi è tutto molto legato al mondo dei videogiochi. Questa è una storia che ho fatto per i 90 anni di Pippo, giusto l'altro anno. Abbiamo festeggiato e quest'anno festeggiamo i 90 anni di Paperino, infatti ho in produzione una storia sempre in questo stile vintage. E qua andiamo avanti con storie fantasy molto belle, come vedete anche la composizione della tavola è diversa dal solito, senza gabbia, no? Non ci sono vignette. Poi vanno aggiunti i balloon che qui non ci sono. E però... i balloon sono appunto il fumetto. Sì, no? Cioè, il palloncino, il palloncino con le parole dentro. Esatto, no? Quindi, è davvero affascinante. Sì. No, sono tavole queste che ti lasciano grande spazio alla creatività. Come vedi, è difficile annoiarsi con... Ma ecco, questa è solo una tavola della storia. Questa è una tavola della storia, sì. E se tu hai detto quante sono... Ma queste storie qua, su Topolino, 100 pagine. 100 pagine, e tu hai una storia. Una storia sulle 25 pagine. Quindi 25 tavole, no? Sì. 25 pagine sono 25, di più. Sì, 25 tavole. 25 tavole, pagine, 25, quindi devi fare ogni settimana quasi, no? Comunque, diciamo, no, ogni settimana no, sarebbe... diciamo che una storia di 25 tavole, matita e china, di solito ci metti un mese, però se acceleri puoi produrne anche di più, ma per questo ti dico che siamo in tanti, perché per accumulare tutte queste pagine devi comunque essere un bel po' di persone, poi ci sono i coloristi, no? il lettering, che adesso viene fatto digitalmente come il colore, però una volta veniva fatto tutto a mano, ecco questa è la china, vedi, senza il colore. Che tu produci prima questa, sì, no? Esatto, quindi disegni esatto, prima matita questa. Matita e ripasso a china. A matita, china, matita, china e poi quindi... E poi c'è il tratto a colore digitale. Che viene fatto in maniera digitale. Sì, sì, sì. Okay. E anche lì ci sono diverse difficoltà, quelle che hai visto sono tavole molto ben colorate, tante volte hai dei colori piatti, senza profondità per via delle tempistiche, no? Questo era un progetto speciale, come vedi, molto elaborato. Quindi quello garantisce maggiore rapidità, no? Anche nell'esecuzione. Sì, poi ormai alterno a volte matita su carta a matita digitale, a seconda delle tempistiche. Posso farti la domanda più orrenda, il tuo personaggio preferito? Sai quelle cose? La mamma e il papà. Sì, esatto. Esatto. Per tanti anni non posso negare che Paperinik Paperinik è stato il mio preferito, insomma, no? Quindi, sì. Perché? Perché era quello che più si avvicinava all'altra mia passione, che è il fumetto d'avventura supereroistico, quindi Paperinik in quanto pick-up mi permetteva di
disegnare delle tavole che si avvicinavano a quello stile lì, anche a livello di regia, no? E di inquadratura, di movimento, no? Molto vicino ai supereroi americani, no? A parte che sono eroi americani anche loro, tutto sommato, quindi... Però, ovviamente, con i miei colleghi che sono più affascinati, anche Marco Calabrese, mi dico, Paperini che è solo italiano, vero? Sì, Paperini che è nato in Italia nel 69. Questi sono spunti che ovviamente loro mi hanno potuto dare. È nato sull'onda di tutti quei personaggi che avevamo che finivano con Leak, no? Diabolic, esatto. Satanic, tutti quei personaggi là. E andava, in realtà, non era un supereroe, ma era... Un vendicatore di torti, no? Qua andiamo sempre sul fantasy, sono immagini insomma che parlano da sé, insomma. E quando diventa PK? Questa me l'ero persa, te lo PK devo dire. Diventa nel 97, si decise che tutto nacque da delle copertine che grazie alle prime colorazioni digitali davano quell'impressione di essere un po', di raccontare un po' di più, no? Si usavano filtri che facevi i fulmini, gli raggi laser, queste cose qua, e quindi erano diventate un po' più toste, permettimi il termine, no? Un po' più dure. E dicevano, cavolo, però questo Paperini, che invece che essere sempre questi stivaletti a molla, potrebbe raccontare qualcosa di più. E quindi da lì, dall'influenza di tanti autori dell'epoca giovani, eravamo tutti giovanissimi, avevamo sui 25 anni, no? E con letture giapponesi, americane, incominciamo a proporre in redazione disegni che si avvicinavano a quello spirito, e da lì la redazione, si creò un PK team con sceneggiatori, redattori, disegnatori, e ogni mese ci si trovava a tirare fuori idee in maniera da creare questo nuovo progetto che all'epoca sbancò, e quindi da lì poi nacquero altre ecco, cose. Ecco, mi ha colpito un'altra cosa, qui è sempre il primo passaggio, no? Di un'altra tavola. E questo qua China... è la tavola di apertura che si ispira alla prima immagine che avevamo, che faceva parte del cartone animato, il corto Disney Trailer. E questa è una storia che ho fatto proprio l'altro anno per i 100 anni di Disney. Era una serie di storie che riprendevano lo spunto dai vecchi corti d'animazione, però portati nel futuro, no? E quindi loro sono in viaggio con la loro roulotte, ma su Marte, no? E lì capita più o meno tutte le disavventure che capitavano nel cartone animato. Questa è una tavola d'apertura dove va il titolo e tutto quanto. Siamo tutti cresciuti, no, con Disney, quindi certi cartoni animati, no, poi anche allo stesso tempo, quindi oggi faccio molto più fatica a capire che cosa guarderà poi mio figlio, no? Siamo certo. Tutti... Però a proposito, il fumetto si vende ancora tanto, no? Quindi, diciamo quando che... parliamo di tecnologia, sì, parliamo di televisione, sì. Più che di televisione, tecnologia, certo. No? Cioè, il giovane allora... di oggi o è cresciuto anche l'età del lettore, diciamo, del... Allora, dipende da fumetto a fumetto. Per esempio Bonelli è un fumetto che viene letto tanto, sì. Con un'età media molto alta. Certo. No? Si è portato dietro tutti i lettori. Topolino è sempre stato abbastanza trasversale, però i numeri grossi, è inutile nascondersi, lo fanno i manga, no? Ormai da tanti anni a questa parte. E tu con i manga? Ma ho un buonissimo rapporto, ma fanno parte delle mie letture. No? Ma non disegni però manga? No. Ma guarda... E l'europeo, l'italiano in particolare che fa manga può avvicinarsi tanto ma non coglierne lo spirito vero che è quello di chi nasce in Giappone. Ecco, no? Stavo per dire, no, c'è un fumetto giapponese, posso dire sì, io da... Sì, no, sì, no. Assolutamente. Come l'ho capita io. Quindi il problema di tanti giovani artisti che escono dalle scuole di fumetto è che leggono quello, però poi finiscono magari... per dover lavorare su altro, no? Certo. E allora nascono tante produzioni personali, adesso ci sono tante case editrici che lavorano con i giovani che escono dalle scuole del fumetto, purtroppo è sempre dura all'inizio, no? Devi investire tanto su di te e tante volte i compensi non sono alla pari dello sforzo che fai, no? Questo perché c'è tanta richiesta di voler magari produrre un proprio fumetto. Cioè no? C'è tanta concorrenza. C'è tanta anche. Concorrenza. Tu dici tanti ragazzi che escono alle scuole di fumetto si propongono. Non tutti hanno il talento necessario per sfondare, però tutti lo sperano, essendo degli appassionati, no? E quindi è un Ma po'... nei numeri, tu dici che avrà sempre una propria esistenza, un futuro, il fumetto Ma comprato? Per adesso, come vedi, appunto, che sia manga o che sia... E per esempio anche in Francia il fumetto vende... benissimo, anche loro sono stati invasi dai manga, però comunque alla fin fine
ha sempre un grande bacino d'utenza, ovvio, più distrazioni che hai. Una volta c'erano solo i fumetti e un po' di TV, negli anni 70 avevi tre canali, certo. No? Poi i canali sono aumentati, sono arrivati i videogiochi, adesso c'è i social con telefonini che dove sei sempre connesso, e i tempi da dedicare a ogni cosa si riducono, no? Quindi anche il modo di scrivere a volte cambia, perché una volta anche le storie a fumetti Disney erano molto più prolisse, i balloon erano più pieni, le parole erano più ricercate, no? Adesso ci si adegua in maniera da riuscire a catturare subito l'attenzione. Quindi l'immagine è importante, cioè meglio più immagini, tu intendi dire? Si tende a creare delle immagini che catturino sicuramente, certo, di più. Infatti la qualità media delle storie su Topolino si è elevata tantissimo. Una volta, interessante anni... questo, no? Perché segue l'immagine oggi. Negli anni 80, certo, tu prendevi Topolino e la parte centrale, che equivaleva quasi alla metà del fogliato, erano redazionali. Che parlavano di cultura generale. Mi ricordo, no? Molto bene. Cioè, adesso quelle cose, sì, là non esistono praticamente più, perché evidentemente il tempo che il bambino dedica, o il ragazzo dedica alla lettura, non lo ricerca lì, lo va a ricercare da altre parti. Lì deve essere intrattenimento, fumetto, quindi, no? Però si cerca nell'intrattenimento sempre di dare una spinta culturale. Questi sono dei progetti, questi per esempio sono degli studi di progetti, come ti dicevo prima, quando io voglio presentare dei, cioè, progetti, cioè mi è venuta un'idea, no? Esatto. Hai pensato questo. E perdo una mezza giornata. E cos'è? Che idea era? Questo è una serie rubare, di storie. Poi è stata lei pubblicata. Sono in lavorazione. Ah, sono in lavorazione. Sono delle storie, quindi ambientate in... prima, non sì, possiamo... sì, sì, sì. Ah. Delle storie ambientate in India, no? E quindi cerchi delle atmosfere, come c'erano le vecchie storie, i car barks degli anni 60, uh-huh, dove che i paperi andavano sempre all'avventura, no? Un po' DuckTales. Senti, ma diciamo, come avrei capito, non leggo da un po' i fumetti, no? Paperino sempre Paperino, no? Sì, cioè, sì, nulla sì, di... sì. Ah, ok. Ah, questa è una mia copertina per la Marvel, che ho fatto un po' di anni fa, dove proprio ho fatto i personaggi Marvel. Era la variant cover dei Vendicatori, una piccola chicca. Senti, ma che nomi che io ricordi, almeno, non c'è niente di ambientato a Trieste, cioè una storia, come qualcosa, no, che ti è capitato? Ne ho fatta una decina di anni fa, era ambientata al sincrotrone. Ah. Topolino arrivava col treno a Trieste, insieme con Atomino Bip Bip, e era una storia ambientata al sincrotrone, insieme con le, sì, infatti col sceneggiatore, la direttrice di Topolino. Ma questa fu una proposta tua? No, che... nacque qua a Trieste per un festival, incontrammo i ragazzi del sincrotrone, tutti appassionati, tantissimi. E ti piacerebbe ambientare un'altra storia a Trieste? Beh, dove, certo, se è ben motivata. Io avevo un'idea tempo fa sulla Barcolana, mi sarebbe piaciuto buttare, certo, i personaggi, giusto, Disney dentro. Quindi, beh, chissà che magari bellissimo un giorno non riesca a convincere... Sarebbe bellissimo questa. Senti, Lorenzo, però ti ascolterei per ore, quindi guarda, vuoi descrivere qualcos'altro? Questa, mondo qua, che mi affascina. Questa qua è un'altra cover fatta per i 100 anni di Disney, una copertina famosa, questa dedicata al Guanto dell'Infinito, quello è gamba di legno, ma in realtà nella copertina originale è Thanos, no? Conosciuto per gli appassionati di film Marvel. E come vedi, nella copertina sono tutte le varie interpretazioni, Pluto fa Silver Surfer, Pippo fa Spider-Man, Minnie fa Capitan America, Doctor Strange interpretato da Topolino. Sono copertine abbastanza complesse queste, perché devono essere viste e approvate su diversi livelli, no? La prima è la Disney Italia che te lo commissiona, poi deve andare in America, essere approvato sia della ogni Disney. Tu a tavola poi viene approvato? No, solo in questi casi qua. Ah, solo in questi, caso, diciamo, di queste, commissione in queste, Marvel, in queste copertine qua, okay. C'era la Disney Italia, poi la Disney America e poi la Marvel, che doveva approvare. Quindi, queste sono delle commission che ogni tanto capita per qualche stimatore, quando ho tempo faccio dei quadri, e questo è un quadro tempera acquarello che ho fatto ispirato agli anni 40, con il paperino, vedi, vintage. Sì, e tuo fratello fa uguale, cioè nel mio senso fratello fa lo stesso mondo, fa anche lui le stesse cose, in più lui lavora anche per la Bonelli, si è trovato un angolo per fare anche, insomma, lui fa Dragonero, no? Una serie fantasy molto bella, famosa. Ci siamo spartiti le fette del mercato. Bellissimo, avete capito? Quindi sono due tristini. Due tristini, avete capito? Senti, ma hai citato l'inizio della tua carriera, della passione. Questo è...
un'altra storia che voglio scrivere. E questa è una storia sempre per festeggiare i 100 anni di Disney, verrà pubblicata recentemente su Topolino, erano delle pagine autoconclusive, come vedi c'è lo spazio per il titolo nella prima vignetta, no? Un piccolo titolo, e poi avviene l'avventura e finisce nell'ultima vignetta con la gag, no? Un po' come erano le strisce americane, che duravano 4 vignette, 3 vignette e chiudevano lì, no? Ma senti, ma il balloon, la dimensione del balloon la decidi tu, no? Beh, sì, la decido io sulla base dei testi che mi arrivano. Il testo, poi lo già, fai ad occhio, ma dopo tanti anni, insomma, le misure sono giuste. E quindi in base al testo decidi tu come posizionarlo? Fare? Beh, la sceneggiatura è molto esplicativa, nel senso che nella sceneggiatura sono numerate le vignette. Ah, ecco. Sono, sai che devi fare una vignetta per quel testo. Ogni vignetta è descritta nell'ambiente, nella situazione, e poi ci sono i personaggi con le loro battute, un po' come potrebbe essere una sceneggiatura teatrale. Certo. No? Quindi dopo da lì tu sei il regista, scegli l'inquadratura, li fai recitare e metti in... questa è l'ultima copertina bellissima di PK, è uscita proprio l'altro ieri in fumetteria. Il colorista Luca Merli è bravissimo, è un ragazzo giovane ma di un talento enorme, e qui abbiamo lavorato tanto per creare diversi filtri in maniera da creare questo look un po' anni 80, no? Molto esplosiva, è molto riuscita. Veramente bello. Quindi a un ragazzo, una ragazzina che vuole cominciare oggi, che consiglio dai tu? Beh, sicuramente bisogna, ecco qua la versione di prima, sicuramente bisogna arrivare oggi come oggi molto preparati, se vuoi andare in una casa editrice, se dopo invece vuoi fare l'autore indipendente, sicuramente devi essere preparato, ma nessuno verrà a dirti, no, ecco questo è Thanos, purtroppo in bassa definizione, ma è quella di prima. Frequentare la scuola? Sì, possibilmente cercare una scuola che sia di un certo livello, che ti deve dare la possibilità di poter utilizzare tutte le nuove tecnologie, perché oggi come oggi non basta più saper disegnare su carta con la matita e col pennello, ma devi saper utilizzare tutti i programmi necessari, più ne conosci, più possibilità hai di lavorare. Senti, ultima, tu cosa fai? Ti chiudi nel tuo studio? Non vuoi essere disturbato? La musica? Come è il tuo rito? Un po' di tutto. Sono magari dei momenti in cui voglio stare in silenzio, altri in cui disegno magari parlando al telefono con il mio amico sceneggiatore, perché tiriamo fuori idee. Altre volte mi metto su un po' di musica, no? E poi il mio orario preferito di lavoro, questo lo conosco, un omaggio a Nathan Never che ho fatto per una celebrazione che mi era stata chiesta, è ispirata tra le altre a una locandina di un film giapponese di animazione, Akira, famosissimo, quindi ho messo insieme un po' le due cose. Ma questo è un altro mondo. Questo è un altro mondo ancora. Grazie davvero a Lorenzo Pastrovicchio per essere stato con noi, grazie. Grazie a te dell'occasione. Abbiamo avuto grande piacere di conoscere, questo Manzoni. Qua, in chiusura, questo è Paper Manzoni, che è uscito l'altro anno per la Giunti, che comunque produce anche Disney, in particolare questo disegno di mia moglie, perché abbiamo collaborato per questo libro. All'interno le illustrazioni sono di tutti e due, ma la copertina è sua, per la sua delicatezza e il suo tratto veramente elegante. Veramente bello. Grazie a Lorenzo Pastrovicchio, il triestino. Tra l'altro c'è anche suo fratello, abbiamo detto, oltre che sua moglie, che disegna Topolino, non solo. Grazie per essere stato con noi. Grazie a te. A voi per averci seguito, grazie, buonanotte da Ring.